Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Subito i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Cannabis terapeutica, sia alla legge per la formazione professionale del personale sanitario. Indagine CheU, presentata la relazione finale delle opposizioni. FIMER, mozione a sostegno dei lavoratori. Celebrata dal Consiglio regionale la festa della donna. È stata approvata all'unanimità la legge per promuovere un'adeguata formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del sistema sanitario regionale. L'atto è stato illustrato dal presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni ed è nato su proposta del consigliere del Partito Democratico Jacopo Melio. C'è stato un lavoro importante in commissione che è partito da un dato, cioè la Toscana è stata la prima regione a usare, a permettere l'uso medico dei farmaci a base di cannabinoidi. Ciò nonostante c'è necessità di una maggiore diffusione intanto della conoscenza delle modalità prescrittive e quindi con questa norma che abbiamo approvato in Consiglio regionale all'unanimità si va a dire che si dovrebbero inserire, che è bene che si inseriscano nei piani di formazione del personale del sistema sanitario regionale, dipendenti e convenzionati, quindi anche medici di base, tutta una parte di conoscenze sull'uso e le modalità prescrittive di questa tipologia di farmaci, per diffonderne l'utilizzo laddove è necessario. Il consigliere Melio ha inoltre proposto come primo firmatario una mozione collegata che riguarda la quantità di cannabis terapeutica prodotta internamente. Il Consiglio regionale ha risposto in maniera estremamente positiva votando all'unanimità questa proposta di legge che andrà ad inserire all'interno del percorso di formazione continua offerto dalla Regione ai medici di base un percorso di preparazione sui medicinali cannabinoidi e quindi si va a combattere quelle regole culturali che ancora oggi purtroppo impedivano la somministrazione di quello che è un vero e proprio farmaco salvavita a migliaia di cittadine e di cittadini che potranno così trarre un enorme beneficio da questo principio attivo. Molti medici non sono consapevolmente aggiornati su questa tematica, non sono diciamo tecnicamente appunto aggiornati su questa tematica, quindi è giusto che il sistema sanitario regionale si metta in pari e preveda appunto un aggiornamento nei confronti del personale sanitario, ed è un tema. L'altro tema è quello della carenza grave di cannabis medica, tanto che non può rispondere la quantità prodotta, non può assolutamente corrispondere alle esigenze dei pazienti che ne fanno uso e che ne devono fare uso, sottoponendo gli stessi a una rincorsa la mattina presto davanti alle farmacie ospedaliere che non è dignitosa e che comunque non va in questa direzione. L'unico struttura abilitata alla produzione di cannabis medica in Italia è l'Istituto Farmaceutico Militare Fiorentino. Da questo punto di vista penso che la Regione Toscana, non fosse altro per questo motivo, deve essere avanguardia e mettersi appunto come regione pilota verso una battaglia che è prima di tutto una battaglia culturale e che poi appunto una battaglia di civiltà. Bisogna abbandonare una volta per tutte quelle manipolazioni, quelle strumentazioni che vengono fatte ogni volta che si parla di cannabis. L'utilizzo terapeutico della cannabis è una delle soluzioni, per alcune persone forse l'unica, per riuscire ad alleviare dolori o comunque sia lenire problemi di natura sanitaria che essi hanno. Quindi formare il personale a un utilizzo attento e soprattutto alternativo alle normali principi farmacologici è sicuramente da promuoversi. A questo punto va promossa anche la produzione, abbiamo presentato un emendamento alla mozione del collega Melio
che impegna a cercare una soluzione per quanto riguarda quella parte di infiorescenze che sono, diciamo, la parte più problematica, che vengono prodotte in eccesso da coloro che producono cannabis o producono canapa per altri scopi, magari di natura industriale, e che invece di essere distrutti o costituire un problema per la componente diciamo psicotropa che contengono, possono essere al contrario utilizzati magari come, diciamo, dati agli istituti che la trasformano per poter essere utilizzati. È quel famoso passaggio dal privato al pubblico, quell'interazione partenariato che appunto l'ex ministra Grillo aveva già promosso. Allora, questo è un tema a me caro, perché negli anni in cui sono stato presidente della Commissione Sanità abbiamo lavorato perché questo potesse diventare all'interno del programma sociale della nostra regione una questione non soltanto di principio ma reale. E quindi è stata attuata una politica importante che porta alla conoscenza, allo sviluppo, alla sensibilizzazione dell'utilizzo della cannabis per fini terapeutici. Noi sappiamo che il dolore di per sé è un alert nel corpo delle persone, non si deve convivere con il dolore è una spia che quando si accende ti dà un segnale. Se si può sopperire al dolore, lo si può utilizzare per fini terapeutici, la cannabis, è importante farlo, serve cultura, serve formazione, serve che il personale ne abbia consapevolezza non soltanto nell'accezione cosiddetto del fine vita, ma anche nell'accezione dell'utilizzo durante le patologie, all'interno, prima nelle fasi appunto terapeutiche, una volta individuata, diciamo, una diagnosi che viene accertata. Per fare questo serve consapevolezza, formazione, serve che la medicina di base ne sia consapevole, serve nel territorio, serve soprattutto nelle ospedali di comunità e serve essenzialmente produzione. La Toscana e Firenze ha un centro d'eccellenza sulla produzione che va incentivata non soltanto ovviamente per la Toscana, in primis per noi stessi, ma anche a livello nazionale. Questo può portare lavoro, ma soprattutto può portare sollievo a tante persone che soffrono. È emerso naturalmente una visione tecnica, nel senso che la cannabis per scopi terapeutici è sicuramente un presidio che dobbiamo assolutamente validare come medici e come politici. Come medici tecnicamente dobbiamo conoscerla perché ci fidiamo delle cose che conosciamo. Come politici ovviamente dobbiamo dare gli strumenti ai medici, cioè ai tecnici, perché questo possa diventare realtà. Oggi abbiamo sostanzialmente dibattuto in termini abbastanza precisi, cioè la cannabis per scopi terapeutici. Scopi terapeutici è una parte che molto spesso adesso non viene utilizzata per una certa titubanza, per una certa sorta di mancanza di cultura medica riguardo a questo presidio. Invece purtroppo ce n'è bisogno, in quanto ovviamente la cannabis può essere utilizzata in quelle forme di SLA, in quelle forme di cure palliative che molto spesso aiutano persone che soffrono veramente molto. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha fatto il punto della situazione in merito all'organizzazione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Noi abbiamo una capacità in questo momento di orientamento per tutti i profughi che arrivano, sia verso il collegamento parentale o amicale, il ricongiungimento con persone che sono qui e che sta portando ad avere oggi molti ucraini che ci sono, ma vengono sostanzialmente ad essere alloggiati e seguiti attraverso i loro rapporti personali. Contemporaneamente siamo pronti con l'albergo di accoglienza che può ospitare nel momento in cui arrivano i pullman. Abbiamo attrezzato la Mercafir per poter svolgere la funzione di front office a Firenze e probabilmente a Livorno per avere due centri di accoglienza, uno sulla costa e uno nel centro della Toscana, utilizzeremo gli spazi che stanno sotto il sottotribuna del Palasport, così come erano serviti per il Covid. È stata presentata la relazione finale delle opposizioni relativa alla commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana,
tematiche portate alla luce dall'indagine denominata CheU. Ci sono delle divergenze proprio inerenti allo scandalo CheU, la presentazione dell'emendamento, l'iter che ha portato all'approvazione, le motivazioni per cui la Giunta si è opposta al ricorso del Governo. Un punto non chiaro è anche l'accordo di programma, ormai firmato 20 anni fa circa, e che permette ancora ad oggi al Consorzio Acquarno di andare in deroga. Molti sono ancora i punti e i nodi da sciogliere, però molte sono le proposte che presenteremo a breve al Consiglio regionale per cercare di evitare che tutto ciò si ripeta un'altra volta. Il Consiglio regionale ha inoltre approvato all'unanimità una mozione proposta dal gruppo PD per sostenere la vertenza dei lavoratori della FIMER di Terra Nuova Bracciolini. Vorrei ricordare che sono circa 450 tra i dipendenti diretti e quelli che lavorano per questa azienda, molti dei quali anche aziende che risiedono lì in Valdarno. Ma soprattutto noi richiamiamo l'attenzione e diamo sostegno a quello che la Regione sta già facendo, un attento monitoraggio e anche un'azione veramente positiva perché la vertenza si possa chiudere nel migliore dei modi, salvando i posti di lavoro e rilanciando l'attività di un'azienda che oramai da tanti anni è presente sul territorio e soprattutto lavora in un settore, quello delle energie rinnovabili, che ha una grande prospettiva, rilanciata anche da tutte le strategie nazionali e europee legate anche al PNRR. Il Consiglio regionale pone la propria attenzione e sostiene l'attività che sta facendo la Giunta, l'assessore, il consigliere Fabiani, affinché si possa veramente arrivare all'incontro al Mise come l'incontro risolutivo che ridia prospettiva all'azienda e che ridia serenità a tutte le famiglie dei lavoratori coinvolti. La FIMER è una delle aziende del Valdarno che sono state oggetto purtroppo di crisi negli ultimi tempi. Noi abbiamo seguito la questione fin dall'inizio con un'attenzione particolare e abbiamo dato il nostro contributo all'approvazione di un testo condiviso con la maggioranza che chiede alla Regione Toscana di continuare a seguire la vicenda, a interessarsi in modo concreto, e il mio contributo è stato quello di chiedere una verifica, un rapporto continuo anche in commissione, perché è fondamentale sapere l'evoluzione di queste crisi di lavoro, ma al di là delle parole servono fatti e occorre un sostegno concreto anche per la FIMER. Il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato la Festa internazionale dei diritti delle donne assegnando un premio a 8 rappresentanti dell'universo femminile toscano. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo alle donne ucraine che stanno resistendo, ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace. Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio di speranza e di futuro, premiando 8 donne che sono state in prima linea nelle battaglie, penso per la tenuta dei posti di lavoro, ma anche per far in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza, terra di opportunità, terra di futuro. Vogliamo mandare un messaggio forte, che questa non è straordinarietà, dovrebbe diventare la normalità, ed è questo il lavoro che noi come istituzioni vogliamo fare per cercare ogni giorno di dare più speranza e un futuro migliore alle tante ragazze che vivono la nostra terra. Nel corso dell'evento è stato presentato anche il report curato da IRPET Divari di genere in Toscana, voluto dalla Commissione regionale per le pari opportunità presieduta da Francesca Basanieri. Il dato è che la Toscana è in linea anche in maniera importante con il dato europeo. Però il tipo di lavoro che viene fatto, quindi quella che si chiama segregazione orizzontale, è su alcuni tipi di lavori, sui servizi, sul commercio, sul turismo, che in questi anni hanno subito con la pandemia delle grosse difficoltà, e soprattutto il compito di cura dei bambini è ancora demandato completamente alla donna, e quindi quando si hanno dei figli le donne preferiscono il part time o addirittura lasciare il lavoro. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.